Benedetto colui che viene, il Re, nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. E lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti, e disse: questo è il mio sangue. Quanto mi volete dare perché me lo consegni? E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnarlo. Si avvicinò a Gesù per baciarlo. Allora Gesù disse: Giuda, con un bacio tu tradisci il figlio dell'uomo? Le guardie del tempio arrestarono Gesù e lo portarono nella casa del suo sacerdote. Vedendo che Gesù era stato condannato, si pentì e riportò le 30 monete d'argento ai sommi sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato, perché ho tradito sangue innocente. E gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò ad impiccarsi. Gesù ha iniziato la sua agonia nell'orto degli ulivi. Ha sudato sangue. Ora la sua pelle, già alterata da minuscole emorragie, si lacera ed esce sangue. Ogni colpo lo fa sussultare. Chi dei due volete che lasci libero? La folla rispose: Barabba. E che anzi la gente si agitava sempre di più, Pilato fece portare un po' d'acqua, si lavò le mani davanti alla folla e disse: io non sono responsabile della morte di quest'uomo, sono affari vostri. E tutta la gente rispose: il sangue suo ricada su di noi e sui nostri figli. Allora Pilato lasciò libero Barabba, poi consegnò Gesù ai soldati per farlo crocifiggere. I soldati flagellano i cruciari che sono legati con lui. Si susseguono urla, imprecazioni, si spingono. Chi ne va di mezzo è il terzo, che essendo già stato flagellato, avanza a fatica sotto il peso della croce e viene inevitabilmente spinto a terra dalle improvvise strattonate. Cade. La gamba sinistra, legata al patibolo, si piega e il ginocchio batte violentemente contro le pietre della strada. La trave va a gravare con tutto il suo peso sulla spalla già martoriata. Le mani legate gli impediscono di ripararsi il viso, che batte violentemente.